Un approccio educativo che punta all'indipendenza e all'autonomia del bambino, una filosofia che va oltre il semplice aspetto dell'educazione scolastica, ma investe tutti i campi, diventando un vero e proprio stile di vita, potendosi applicare in diversi ambiti che spaziano dalla scuola all'arredamento della casa, all'attività quotidiana come l'igiene personale e l'ordine della cameretta, fino al gioco. E questo è il metodo Montessori, ideato dall'omonima psichiatra che dalla fine dell'Ottocento ha pensato di mettere al centro del suo concetto di educazione e istruzione il rispetto dell'individualità di ciascuna persona. Un metodo diventato applicazione e che, per il secondo anno consecutivo, è sperimentato presso l'Istituto Comprensivo Sinis Galli di Potenza. È stata proprio la scuola che accoglie i bambini della primaria e della secondaria ad ospitare un seminario formativo dal titolo Educazione per un mondo nuovo, il percorso del metodo Montessori. Questo seminario ha la finalità di divulgare il pensiero montessoriano a 360 gradi, ovviamente con ricadute sulla didattica. Sono diversi anni che fa parte del piano triennale dell'offerta formativa della Sinis Galli, la promozione della cultura montessoriana. Lei elaborò il programma per la scuola primaria nel momento in cui si trovava in India e elaborò questo programma che noi chiamiamo educazione cosmica. Mentre nella scuola comune si impara a settori, nella scuola Montessori non abbiamo un insegnamento a settori, ma abbiamo un insegnamento, un apprendimento a 360 gradi. Per noi è un onore stare qui oggi. Maria Montessori, questa grande scienziata, ci fa capire quanto importante è lo sviluppo del bambino, lo sviluppo, il potenziale che ha un bambino. Lei parte proprio dalla nascita, perché dice che il bambino appena nato ha una grande potenzialità che noi dobbiamo stimolare e rafforzare.